la prima volta in 16 anni di storia al Paese dei Balocchi non sarà più una persona fisica ad indossare la fascia da sindaco, bensì un collettivo. Ad aprire la 16ª edizione in programma dal 16 al 19 agosto sarà il progetto Quid. Il progetto Quid di Verona è una cooperativa sociale che si è costituita nel 2013 e che si fa regalare tutti i tessuti che praticamente in quel territorio le aziende buttavano, loro gli ridanno una nuova vita e quindi creano una nuova moda. Lo fanno soprattutto con persone che hanno avuto dei percorsi di fragilità. Sul palco di Piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano, in rappresentanza del collettivo, salirà Valeria Valotto, vicepresidente di un'impresa che da 6 anni di attività ha vinto premi di economia sociale proprio per lo stile innovativo a metà tra sviluppo sostenibile, rispetto per l'ambiente e salvaguardia dei diritti umani. In attesa della presentazione ufficiale del programma, il direttivo dell'associazione ha presentato l'immagine ufficiale che contraddistingue l'edizione 2019, ovvero il primo piano dell'attore Riccardo Gara, 11enne di Mondolfo, sorridente, felice, su uno sfondo di una città grigia a tratti caotica, al quale il soggetto dà le spalle. Lo scatto del fotografo Wilson Santinelli ha voluto rendere protagonista il ritratto di un bambino dall'aria vispa e ribelle che ricerca le buone notizie tra i palazzi tristi di una società più attenta allo squallore che ha la bellezza, ponendo l'attenzione sull'occhio che osserva il mondo tramite l'obiettivo ingrandito e distorto di una videocamera dal designer vintage. Tema di questa edizione invece sarà buone nuove. Buone nuove intendiamo buone notizie, ma non buone notizie semplicemente il bello, il bravo e il buono. La capacità di andare a cogliere nella realtà quello che di positivo c'è e quindi aprire lo sguardo proprio alla buona notizia. Avere e coltivare la capacità di essere curiosi, di emozionare, quindi scegliere bene le parole e il tipo di emozione che si mettono in un racconto per fare in modo che la buona notizia sia veramente appetibile a un grande pubblico e che tutti ci accorgiamo di quanto, oltre alle brutte notizie che ci portano in emozioni come la paura, il disgusto, il rammarico, eccetera, quanto invece di buono possiamo agganciare anche nella vita di tutti. Nel paese.